Allora, oggi sono tornato a pescare i calamari e praticamente sono arrivato un pochino prima perché volevo mostrarvi il modo che utilizzo per agganciare lo Starlight al terminale. Lo Starlight è, diciamo, questo accessorio che produce luce, ha questa fluorescenza. Io lo utilizzo in questo periodo perché mi dà sicurezza, nel senso che a mio avviso attira i calamari, facilita l'avvistamento della pesca da parte loro anche sulla lunga distanza e poi consente a me di intravedere appunto l'esca che si avvicina sotto riva e mi aiuta a evitare che si agganci su qualche pietra. Qui dove sto pescando, proprio a ridosso delle pietre dove io ci sono molti massi in acqua, quindi se lascio l'esca che arrivi sul fondo è probabile che si agganci su qualche pietra e poi c'è il rischio di perderla. Con lo Starlight riesco a individuare dove è l'esca facilmente anche con la totale oscurità e questo fa sì poi che io eviti che vada a infilarsi tra qualche fessura, appunto tra gli scogli, e poi non riesca più a liberarla e a perderla. Ora, ho fatto già in passato un video sul sistema di montaggio dello Starlight sulla lenza, però ripeto perché molti amici mi chiedono: mamma, come fai ad attaccare lo Starlight? E io dico: guarda, vai a cercarti questo video, quindi ne faccio uno nuovo per i nuovi iscritti. Allora, questa è una confezione di Starlight, io ho già l'aperta e all'interno ci sono 5 Starlight che sono di plastica semirigida, che sono lunghi 3-4 cm. Il loro diametro in questo caso sono di 4 mm, ma ne esistono alcuni anche da 2,8 mm o 2,5 mm. In passato utilizzavo quelli più sottili, però ho visto, vedevo che la luminescenza che emettevano era piuttosto bassa, quindi poi sono passato a questi più grandi perché risultano molto più luminosi e secondo me più attrattivi. Quindi ho cambiato proprio tipo di Starlight. Ad ogni modo, voi potete trovare anche con quelli più piccoli, ce ne sono di molte marche, quindi potete trovarne uno piccolo che produce molta luce e secondo me è meglio perché oppone meno resistenza e si guadagna qualche metro proprio in fase di lancio. Ora, dentro questa confezione ci sono 5 di questi, che sono gli Starlight, e poi questo tubicino che è lungo poco più di un centimetro di gomma siliconata, che serve proprio per fissare lo Starlight sulla lenza. Che faccio? Io appena ho questo tubicino a casa con un paio di forbici lo divido a metà o in tre punti in modo da ricavare 2 o 3 anelli. Ora, io già l'ho fatto a casa, ho già gli anelli pronti e praticamente diventano degli anelli lunghi così, circa mezzo centimetro più o meno. E che faccio io? Prendo 2 di questi anelli e li vado a passare sulla lenza, 1 e 2, ecco qua, e li lascio qua scorrere. Poi che faccio? Prendo la totanara che utilizzerò e a questa ho fissato già un piccolo moschettone, un moschettone dello 0, che poi mi permetterà nel corso della sessione di pesca la sostituzione. Magari voglio provare un'esca più grande o più piccola, diverso colore. Chi mi segue vede che io utilizzo spesso questa esca qua, questa tra le altre cose è tutta piena di ferite che io ho curato con una goccia di colla epossidica. Continuo a curarla perché non se ne trovano più, questa è di una marca che non produce più questo modello e per me questo è un modello importante. Alcuni mi hanno detto: ma è importante il colore delle totanare, la misura? Dico sì, è tutto importante, però la cosa più importante è che la totanara ci infonda fiducia, che ci trasmetta un senso di sicurezza, perché noi poi la utilizzeremo con la massima convinzione, insisteremo fino alla fine, cambieremo le tecniche di animazione, di animarla, e questo farà sì poi che diventi più efficace, perché mano a mano per tentativi arriveremo al punto che individueremo proprio il modo che risulta più attrattiva per il calamare.
Allora, stavo pescando già da un po' di ore e non sentivo nulla, dico bah, serata un po' pessima. E invece ho sentito prima una toccatina, poi ho recuperato, boom, e poi mi ha dato. Evidentemente sto calamaro si è avvicinato alla totanara, forse ha dato prima un colpetto per assaggiare di cosa si trattava e poi l'ha aggredita. Il mio bello Starlight sta qui sopra e nulla. Credo che abbia partecipato anche lui alla cattura, attirando il calamaro qui davanti a me, e poi lui ha visto la totanara, è goloso, che si è avventato contro. Nulla, spero che ne esca qualcun altro e spero anche in quello grande. Dai, a più tardi, un saluto, ciao ciao. Prendo la mia totanara, passo il terminale nell'anellino del moschettone e faccio un nodo. Io faccio un nodo della girella, che tecnicamente si chiama Improved Clinch. Questo nodo, così come il Tony Pegna, che è il nodo che io utilizzo per connettere il trecciato al terminale, lo trovate sul mio canale, c'è una playlist che si chiama Nodi. Quindi lì potete trovare sia l'Improved Clinch e sia il Tony Pegna, che sono i due nodi che utilizzo nella pesca oggi. Ora, questo Improved Clinch consiste nel far passare il filo nel moschettino, il moschettone, e fare 7-8 giri del braccioletto che sta fuori attorno alla lenza madre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poi passo attraverso l'occhiello che si viene a creare il terminale e poi a sua volta all'interno dell'altro anello che si viene a creare. Lo serro leggermente, lo bagno con la saliva e poi piano piano lo serro, valutando poi la resistenza. Ecco, questo è un buon nodo, bello, serrato. A questo punto, con un taglierino, con una forbicina, vado a eliminare l'eccedenza del filo e niente, la totanara è pronta. Ora, per fissare invece lo Starlight, valuto una distanza tra la totanara e il punto dove applicherò lo Starlight di circa 40 cm. Prendo il mio Starlight e lo fisso nei due anelli, un'estremità la passo nell'anellino superiore, l'altra estremità nell'anellino inferiore. Spingo gli anellini, li lascio proprio sulle estremità dello Starlight, in modo che il filo sia sempre bene al di fuori dello Starlight e non si arricci. Ora, la lenza è pronta. Totanara, 40 cm, Starlight. Quando arriverà il buio e io intendo attivare il mio Starlight, non farò altro che piegarlo, spezzarlo, c'è una capsula all'interno, spezzare la capsula all'interno, fuoriuscirà un liquido, avrà una reazione e questo produrrà la luminosità, la luminescenza, e durerà per tutta la notte, ma anche di più, volendo, se tornassi domani notte avrebbe sufficiente luce per potermi consentire una nuova sessione di pesca. Ora, qualcuno mi dirà: ma lo Starlight è effettivamente utile o non è utile? È difficile dirlo, perché io ho visto pescatori che non lo usano e prendono anche loro calamari senza tanti problemi. È un fatto molto personale. Io quello che vi suggerisco è di provare a utilizzarlo, poi se vi trovate bene continuate a pescarci, se invece non vi piace lo togliete, non lo utilizzate più, magari utilizzate una torcetta UV per attivare le parti fosforescenti dell'esca e finisce là. Però per quanto mi riguarda, ormai saranno 3 stagioni e lo utilizzo in qualunque sessione di pesca al calamaro e mi ci trovo bene, e realmente poi realisticamente ha incrementato il numero delle mie catture, perché vedo qua con gli amici, spesso se passa un calamaro sono tra quelli che ha l'opportunità di prenderlo. Secondo me un pochino la tecnica, ma anche lo Starlight ha il suo contributo in questo successo. Allora,
La battuta di pesca finisce qua. Ho insistito tanto, speravo in qualche altro calamaro, ma non è uscito nient'altro. Ho pescato per tutta la nottata da solo, segno che pesce ce n'è poco perché sennò sarebbero venuti tanti altri pescatori. E mi ritengo fortunato non solo perché ho preso un calamaro, ma anche perché ne ho presi più o meno sempre qualcuno nelle altre battute di pesca che ho fatto nel corso delle ultime settimane. Se il video vi è piaciuto potete lasciare un mi piace o anche iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati sui prossimi video che pubblicherò. Buonanotte a tutti, ciao!